Bestiacci, eccoci qua, incredibile, con la consueta oretta su God of War, il nostro meraviglioso off-screen dedicato a questa serie evento, che stavolta è veramente serie evento, Dio lo era anche prima, ma perché non ancora adesso? Allora, vi dico già, allora, mi alzo il volume perché sennò sento un cazzo, non si vede la mia facciona perché non ho tempo fisico di tirare su, accendere le luci, eccetera, quindi giochiamo e vaffanculo. Sono oberato di lavoro e quindi questo è anche un modo per sfogare e per poter lasciarsi andare a inibizioni varie con questa goduria. Interpretiamo i panni di Atreus. Ma capite quanto è importante tutto ciò? Aspetta che lascio un pelo il volume. Ok, dovrebbe andare bene. Interpretiamo i panni di Atreus. Cioè, ragazzi, questi sono due giochi in uno. Il caro ragazzo, che tra l'altro... ha mosse interessanti, ha mosse veramente interessanti. Usa l'arco come se avesse un'arma a due mani, quindi questo mi fa presupporre che in futuro magari... Ah, ma lì c'ho forse... Che in futuro magari potremo anche usare l'ascia del babbo, chi lo sa. Poi, belle anche le wombo combo, butti a terra i nemici. E poi li sevizi con rametto di Vimini che c'è al posto dell'arco. Carino anche come mira, come spara. Belle le animazioni di schiva. Ah, questa è nuova, perfetto. Belle le animazioni di schivata. Fa questa sorta di Atreus on Ice che mi piace un botto. Bello anche il caricamento. Schialfa, ma poi tra l'altro anche la mossa speciale, che ma non uso perché probabilmente dovremo utilizzarla più tardi. È una sorpresa enorme per me. Quindi continuiamo. Siamo al Lago dei Nove, con il nostro Sindri. Sindri che non è di molte parole oggi, a quanto pare. Andiamo. Come facciamo a tornare su? Attenzione. Eccolo. È una zucca quella? Ah, perfetto. Dalla borsa c'è una leva. There. Let's get going. Allora, attenzione però, il borsello di Sindri potrebbe essere ispirato a quello che era il boccale di non mi ricordo quale gigante, ha un nome specifico, che ingannò Thor tempo fa, dove al suo interno vi era presente tutto quanto il mare. Nonostante ciò Thor riuscì a farlo calare di qualche centimetro, quindi in sostanza si era bevuto l'oceano di tutto il mondo, dopo aver trincato per ore e ore e ore. Quindi potrebbe essere una sacca senza fine, un pozzo senza fine pieno di robe. Carino, si sono ispirati a quello secondo me, molto interessante. Altra cosa... Avete visto Loki che viene fuori ogni tanto come il dio dell'inganno ciccia fuori? Questo mi piace, questo voglio vedere, l'evoluzione di questo personaggio. Allora giro la manovella, ecco. Why are you worrying so much today? I just need to look out for the people I care about. Keeps bad things from happening to them. Freya wouldn't kill me. Jormungandr's probably not even there. Besides, he likes me. He's only eaten me once. I had conveniently scrubbed that from my memory. Well, we're here. Attenzione, non vorrei farlo stronzo, ma probabilmente si può scendere ancora? No, porca troia, perché forse si poteva passare dall'altra parte. Vabbè. Eccoci sul ponte del Lago dei Nove. Il momento di tiro dovrebbe essere caduto, esatto. Told you he's gone. Well, have you tried calling him? Blowing the horn's the first thing we tried. I'm not talking about the horn. Attenzione. Jormungandr! Senu! Ma si sono accesi gli occhi. Carini. È molto più grande, o sbaglio? Ah.
canzone, sentite la musica. Ma è molto più grosso, ragazzi. Sono senza parole, ragazzi. What is that? What is that? That's all you're gonna say? Well, don't let us keep you up or anything. Che ha detto? Good talk. Ironwood. Bosco di ferro. Elfi? Means we should have stayed home. Abbastanza. Let's head back. Ah, li ricoperti di saliva. Cioè, Sindri sì, ma non pensavo anche Loki. Ma quanto è grosso, ragazzi? Pensavo fosse un pezzo di montagna. Eccolo lì. Vediamo che dice. Allora, codex, abilità con l'arco, tra l'altro, forse abbiamo. No, questo già c'è. Dov'è il codexo? Eccolo qua. Bestiario. Bestia, no. Hisir, no. Oh, madonna, mo' impazzisco a cercare quelle cazzo. Primordiale, no. Appunti, amici. Ah, giustamente, questo è il diario di Loki e abbiamo soltanto queste scritte per adesso. Jörmungandr. Non vedevo Jörmungandr dall'inizio del Fimbulwinter. Cominciavo a pensare che in qualche modo avesse abbandonato il Lago dei Nove. Sindri aveva ragione, però. Dopo che l'ho chiamato il Serpente del Mondo, si è risvegliato. Tuttavia, quando gli ho chiesto di Loki e di cosa avrei dovuto fare, si è limitato a dire Jarnvidr, una roba del genere. Inutile. Non ho idea di cosa voglia dire. Bosco di ferro. Ma è stato comunque bello rivederlo. Molto bello. Come inutile? Ho chiesto cosa... Inutile nel senso quello che ha detto? O che la traduzione di Jarnvidr è inutile? No, vuol dire Bosco di Ferro, immagino. Appunto, Bosco di Ferro, sì. Bosco Ferroso. Sì, mi viene in mente qualcosa inerente con i... con gli Elfi. Va bene. Attenzione, ce la fa con il babbo? Door's frozen. Maybe I can... No. Oh, non è che ti si rompe l'arco? Would you just let me do it? Sì. Oh, però l'ha mosso, che la forza ce l'ha, ragazzo. Ragazzo, boy. Beh. Ah, ottimo. So what was your plan anyway? Just stroll up to the old Valkyrie Council Circle and hope Freya's in a good mood? Well, now that I know where she is, yeah, exactly what I'm gonna do. Fuck! Parla con Freya. Tell Brock I cursed. He's unbearable when he's smug. No, ma scusami un attimo, stiamo andando a trovare Freya? Ma siamo fuori di testa. Look, Baldur tried to kill her. We had no choice. Not sure she sees it that way. Well, I'm not gonna ask her. Besides, they were your arrows. You're absolutely right, which is exactly why I'm recommending we don't do this. Ma non è che lui già parla con Freya? Pelle non conciata, resti di bestia e pezzi d'argento. Dai ragazzi, abbiamo soltanto un'ora. Non è che il ragazzo intraprende... No? Amabili conversazioni con la strega del bosco? Con la dea della fertilità. Della femminilità. Attenzione. Bello! Erba usa! Ah, ciccio pasticcio.
Ai. Ok. E che dire, ragazzi? Il ragazzo sta imparando. Ma abilità speciale, voilà. Abilità speciale, devo fargli la mossa speciale, non importa. Attacca le pentole di fuoco per provocare un'esplosione. Vabbè, ma questo lo sapevamo dall'inizio del gioco. Alla faccia. Ma non ha funzionato. Ah, sì. Chi c'è? Ma quanta vita ho? Poca. Ah, ragazzi, aspettate che abbasso un po' il volume, che non vorrei che sia troppo alto e non mi si senta. Oh oh. E a scudisciare. E via. Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Mi piace che Sindri ogni volta che attacca si schifa di batteria, roba. Sto germofobico. Cosa? Cosa? Ben scendere? Che c'è? Che c'è, Sindri? Maybe this is a sign. Don't be a baby. I'll catch you. Promise not to drop you this time. Ah. Hi. Fine. Just step between the realms then. You know it doesn't work that way. Though sweet Bessla, I wish it did. Preso. See? Was that so bad? I sincerely hope I never have to do it again, if that's what you're asking. Sono una coppia bellissima, io voglio un gioco solo con loro due. Well, if I can't stop you, then this is as far as I go. I'm gonna stay and fix this. Suit yourself. Come? Vado da solo? Ma sei serio? Allora, qui c'è un'altra via. Nuove abilità disponibili. Premi per visualizzare le abilità. Allora, mentre schiva per... Bello! Ah, ma io tra l'altro ho il colpo in avanti, R1 e schivate indietro. Questo subito lo compriamo, perché queste qua sono quelle, diciamo, più strategiche come abilità. Quindi... Quindi facciamo una bella schivata. Mamma mia, che figata, ragazzi! Cazzo, che mi piace un botto il moveset di Atreus. Tra l'altro mai pensato di avere soddisfazione con un arciere, però vabbè. Non è propriamente un arciere, effettivamente. Il ragazzo. Boh. Qui è chiuso. Ci passeremo dopo. A meno che... No, non credo che ce la faccia con una freccia. Attenzione a vedere se ci sono gli corvi di Odino. Sicuro che vuoi andare in there wearing the very arrow tip that killed her son? I'll hide it under my shirt. And besides, it's a reminder to be better. You need a murder weapon to be a better person? It makes me feel brave, okay? Is that such a bad thing? When it leads you to believe you can convince Freya of anything, yes, it is. I have to try. Allora, con calma, eh. Voilà. Siamo scemi? Avanguno. Just keep going. Mio. Ok. Sento uno strano suono. Dov'è che siamo esattamente? Una Drakkar, una nave vichinga. Che bella. Drakkar, scusate. Ma non ci scozzesi quando vedevano arrivare pensavano fossero un drago. Brock says some people run better on chaos. I think he's right. What makes you think that applies here? This is life and death. And this is Ragnarok. We can't just do nothing and we're out of options. Living. Living is an option. Ma sono molto coraggiosi i nani, eh. Guardalo lì, che spazza per terra, che ramazza. Jumpscare? Okay. Which way to the council? As long as I go up and forward, I think I'll get there eventually. Yeah, sounds right. Ok. Ok, allora, con calma. Voilà. C'è proprio tutto un livello, cioè, e questa è la cosa bella, ragazzi, non è semplicemente un flashback, un flash forward con Atreus, è proprio tutto un gioco completo con lui. E questa è la parte arrapante dal mio punto di vista. Vado, eh.
Arrivederci. No? Ah, vedi? Non fa tanto danno sto attacco, però non è male. Mi piace. Ai 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 ai. Az. E il ragazzo morì. E niente. Mi piace. Cazzo, però che Sindri lo lascia andare da solo. Strano. Dal punto di vista narrativo. Un po' rischioso, no? Allora, intanto ammazziamone uno. Questo qua crepa. Sì, questo qua crepa. Questo qua è vivo. Veloce. No. Aia. Ottimo, bimbo ragno. A lei. Ah. Ok. Perfetto. Scusate ragazzi, sono un po' concentrato. Andate, è morto. Pezzi d'argento presi. Aspetta che ricontrollo le abilità. Scusatemi che non mi ricordo un cazzo. Menu, lo continuo a trovare menu abbastanza confusionale, ragazzi. Premere 1 per rifare inciampare. Questo abbiamo già fatto. R2 mentre scatti. Ah, mentre scatto gli faccio l'attacco. Ok, perfetto. Di qua non si può passare. Diamo un occhio se ci sono i corvi di Odino, ma non credo. C'è morte e distruzione ovunque. Come faccio a buttare giù sti affari? Mi serve... Mi serve quello. Aspetta. Ah. That takes care of that. Che? Oh. Ma va a cagare. Mi sono sboccato. Ok, con calma ragazzi, un po' alla volta. E qua dovrebbero esserci cose preziose. Toh. Level design tra l'altro è geniale. Cioè, vogliamo parlare del fatto che ogni cosa si concatena, si incastra alla perfezione nel mondo di gioco? Cioè, è allucinante come l'hanno ricamato, È abbastanza, si incazzerebbe parecchio il nostro Kratos. How can I trust you if you lie? Actually, that's a good point. Esa. Maybe if you listen to me, could I not say the same? Well, where do you think I learned it from? Uh-oh. Vado. Vola. Allora, ma la semplifichiamo, eh. Adios, amico. Aia, oh. Aia, minchia ragazzi, sono tanti, eh. Ok, qua dobbiamo andare di R2 a manetta. Ok, perfetto. No. Ho rischiato grosse. Bravo, dai. 3, 4. Qui va di stordimento, giustamente. Schiaffa!
scusami, eh. Ah, vedi. Ha senso. È volato giù? È moccio? Ma non c'è roba che posso lanciargli in testa? È quello? Oh. Allora? Allora, devo essere sincero. Da quando è uscito il gioco ogni tanto riscontro qualche piccolo problemino di... come si chiama? Non saprei dire di ottimizzazione. Non so se sono io rincoglionito. Cioè il lock ogni tanto va un po' a puttane. Però boh, magari sono io che... Cioè non sono io, ragazzi. Il lock va un po' a puttane. Jörgmundr non ha riconosciuto Loki, ma è allucinante. Cioè, o meglio, l'ha riconosciuto, ma non... Vedo andare? Ah, di qua. Buonasera. Bello. Ah, calma, Atreus. Hai imparato a grugnire col dal babbo? Ci sono due vie, però. Qui? Dove mi porta? Qui forse è chiusa. Sì. Oh, Cristo. Oh cazzo. Oh oh. Mio. Atreus. Dov'è l'incubo? Dove è andato? Boh. E da dove sono sbucati questi? Dalla via principale, quindi no. Allora, questa è la via principale, questa è la via secondaria. Esplorazione, esplorazione, esplorazione. Almeno credo. Non ne sono sicuro. Yes. L'Eretux, quando è buio, è buio. Qui non vi è un cazzo. Ragazzi. Ci sono le scaglie di qualcosa. Ma sbaglio? Allora, è Jörgmundr questo? C'è qualcosa di grosso là dietro. Spero sia il serpento. Che diavolo. Che diavolo sta succedendo? Un cervo? Un cervo bello grosso, tra l'altro. Bastardi. Piece of crap. Vola, vola. Attenzione, questi Draugr non mi convincono. Ma l'hanno ammazzato loro il cervo o era un altro cervo? Le impronte per terra non si vedono. Beh, bel tuffo che si è fatto l'amico. Sento corvi. Già, la bussola non ce l'abbiamo. Oddio, poteva farcela Sindri in 5 minuti anche. Ma quello è il... Che diavolo è quel posto? Quello è un fuoco continuo. Un fuoco perpetuo. Un fuoco fatuo. Eccoci là. Scusate ragazzi, ma non ho intenzione di andarla dentro a morire, perdonatemi, Risolviamo così, fa un po' cagare, ma sti cazzi. Boh, abbiamo un arco, porca puttana, finalmente usiamolo. Allora lì c'è da prendere, da ciappare su qualcosina. E qua si continua la nostra strada. E io, beh, non voglio lasciarmi indietro quel forziere. Questo potrebbe essere un problema. L'ingresso è da là dietro. C'è una porta. Quindi probabilmente si passa da qui. Deve esserci un modo. Oppure dobbiamo ricordare... No, non c'è alcun modo. Dobbiamo ricordarci quando è dall'altra parte che di lì c'è una porta che ci riconduce a quel tocco. Incredibile. È come a Milano. Per andare a sinistra devo girare a destra. Ottimo. Buono. E quindi... Mo faccio. Attenzione, grandi battaglie. Sono tutti morti?
Minchia, che trappolozzo incredibile che stiamo per prenderci nel... Eh? Intanto quelli... Ok, quello c'ha... No, allora no. Calmi, Bonnie, come faccio con te? Faccio così, va. Direi che ha funzionato. Guarda quanto stordimento fa Atreus, porca puttana. Menalo. Ok. Olè. Fino non va giù, ragazzi. Lo sto fustigando da mezz'ora. Ah, dammi la vita. Oh, la madonna, che tuffo fa. E la Ellie con l'arco che tutti volevamo. Tennis. Diventato tennis. Vabbè, soffra lì che io adesso arrivo. C'è una cassa qua da rompere. Puttana. Comunque è forte, Atreus. È veramente una bestia. Cioè, si vede che è figlio di Kratos. E certo, però. Magari rotoliamoci. Che dici? Sta un po' zitto. E va fangulo. Eccala là. Allora, con calma. Come faccio a buttare giù sta roba? Devo riuscire a colpire un vaso. Dov'è il vaso? Dov'è il vaso esplosivo? Non lo vedo il vaso esplosivo. Non credo di star colpendo le anfore nel modo corretto. Forse avrei dovuto colpire in un altro modo. Questo penso sia morto. Esatto, se no si sarebbe già svegliato. Qui abbiamo... Sì, queste sono le scale di Jörmungandr. Fermi. Allora, tu... Sei vivo? Ho un problema di profondità. Ottimo. Sì, non pare muoversi, quindi direi che... ora, capite la forza di Thor, considerando che Thor combatterà e ucciderà quello, Jörmungandr, cioè il suo destino è combattere contro quello, che un tempo era un serpentello non più grande di... Di un braccio, non più lungo di un braccio. Ok, dai. Ammazziamoli tutti. E voilà. Oddio, potevo far scoprire sta roba. Potevo far scoppiare sta roba. Ok? Chi è? Ancora? Vieni, vieni, vieni. A lei. Freya shouldn't be much farther now. Just need to look out for that big door. Sì, però c'è attenzione, ci stiamo lasciando indietro il portone di prima con il forziere da sbloccare, che non ho capito dove cazzo, ero convintissimo si potesse aprire proseguendo, invece a quanto pare no, a meno che adesso non sbuchiamo forse dall'altro lato. Occhi aperti. Occhi aperti. Ah sì, vedi? Ne l'avevamo visto da qui, perfetto, sì. Ah, quindi era proprio un monito... Ah, the big door sarebbe quella. Quella è la grande porta dove oltre c'è Freya. Vabbè, è abbastanza lineare. Hello down there. Hey, come to your senses yet? Yes, I mean, I'm not changing my mind. Attenzione. Ah, you do have doubts. Poveri. Like you never do? Better than having regrets. I'm not sure I agree with that, but by all means, keep going and you might find those too. Yep. Ma mi piacciono un sacco loro. Adesso, vabbè, magari non una freccia. Just be sure to scream if she starts killing you. Grazie mille, Sindri. I feel so much better now. È lo zio che tutti volevamo. Babysitter quello ok, uela. E quel faccione lì nella roccia è tipo il decimo che si vede in God of War, però è stato sempre bello vederli. Mamma mia, che meraviglia sto gioco, ragazzi. What? Can't I pay an old friend a visit?
Nothing wrong with that, right? I mean, just because I'm responsible for the death of your son doesn't mean... Okay, yeah. Probably avoid mentioning that. Is that Freya? Am I wearing this around my neck? The arrow tip that killed your son? Basta. That's a great question. I'm so dead. Eh sì. E andiamo a fare ciao ciao Freya. Come... Ma delle scale era troppo, eh? Quanto pare sì. Io ho paura di lasciarmi dietro delle robe, non lo so, ho paura. Ho paura di star perdendo dei pezzi. Ma è qua lei? Sarebbe il suo campo. È proprio lì! Bravo, nasconditi quell'affare lì. E mo? Che s'accide? Freya! Ottimo! You should have stayed with Sindri. Vedi, ho detto, sa già perfettamente. Stop! Your father. Where is he? Not here! He sent you? No! He doesn't know! Il dio degli inganni, eh? He took my son. What makes you think I won't do the same? You're better than this. Quanto è figa però, eh? Eccola lì la spada di Freya, che bella che è. Bene, ottimo. You would stake your life on it. What do you know of me? I know you haven't killed me yet. So while you're thinking it over, why don't you let me go and I can tell you why I came? You mean to plead for your father, save your breath. His fate is sealed. But you know sì, who's adesso, to blame con tutto for rispetto, everything. Eh. I cannot get to Odin. Nor do I need to. Ragnarok will take him. Esatto. Yeah? Well, what if I told you that he came to Midgard? He came to us. Offered peace if we don't move against him. Claims Ragnarok's already been averted. Non pensavo reagisse così. He lies. Maybe. But if you know Groa's prophecy, you know it depends on an army of giants. The giants wait for war in Jotunheim. No. I've been there. There is no giant army. There are no giants at all. Just me. You. In Jotunheim, we learn the truth. My mother was the last guardian of our people in Midgard. And that's not all. The giants have prophecies about me. They know me as Loki. Neanche lei sa chi è Loki, ma è allucinante sta roba. To help stop Odin somehow. But since all the giants are dead and you won't fight Odin, then you've already won. Why aren't we working together? Now that you can fight again. I am far from whole. Okay. But we found Tyr. Maybe if you spoke to him. Tyr is alive? Yeah. We broke him out of Svartalfheim. Impossible. The Nine Realms are closed to all. No. We opened up the way. We just don't know where to go next. But if we all band together. Enough. Enough! Che è successo? Tutto a posto. Leave this place. Go and do not return. Go before I change my mind.
do not expect the same mercy for your father. Quanto è figa sta scena? Ma perché tutto ciò? Non capisco. Beh, la nostra chiacchierata non è andata come speravo, ma sarebbe potuta andare peggio. Almeno ora so che non vuole uccidermi, non sul serio. Sembrava interessata alla visita di Odino, al fatto che Tyr sia vivo e che io sono l'ultimo gigante, ma soprattutto al fatto che il viaggio tra i regni è stato sbloccato. Non ho idea di quali siano le sue intenzioni adesso, ma spero che non usi tutte le informazioni che l'ho appena dato per attaccarci di nuovo. Già ho riflettuto. Non ho riflettuto molto. Sì, Ciccio. Più che altro lei è la regina delle Valchirie, quindi la vedo un po'. La vedo un po'. Una situazione, ecco, di merda. Nuova abilità? Scossa di assestamento sonica. Parti di metallo al tempio di Tyr fusi con la pietra sonora che fanno eco allo spirito del guerriero. Possiamo potenziarci. Accessori. Gli attacchi in mischia contro un nemico a cui sono stati inflitti danni sonici infliggono stordimento bonus. Assolutamente sì. Ma si può vedere in qualche modo sta roba? No, non si vede. Tra l'altro, che figata il l'attacco per l'arco di Atreus, anziché essere l'Omega come quella di Kratos, è la S del serpente di Jormungandr. Bellissima sta roba. Ah, ma che c'è qui? Ma quindi? Basta? Cioè, ci ha mandato a casa così? Sono non morto. Non ho avuto risposte. So this all might have just been a very big waste of time, which I will never, ever admit to Sindri. I grandi errori di Loki. Oddio. Good thing I like climbing. Diciamo che in realtà non è stata poi così una pessima idea avvisarla del fatto che volendo c'è la seconda opzione per combattere Houdin. Però insomma. Oh, thank Amir. You're all right. How did it go? I was starting to think. Sindri, I told you I could handle it. But I don't think she's gonna help us. Torniamo a casa. Che dici? Where's your necklace? Huh? Oh! I was thinking and I, got rid of it. She took it, didn't she? Today was your lucky day. So, tell me, how did it feel to run on chaos? Quello grosso. Sindri, no! I just fixed that! You piece of crap! Erbauta! Devo capire che cazzo voglia dire erba huta. Ma è di stordimento, facciamogli male. Oh Cristo, no. Buoni buonini. Ottimo. Davvero? Vado. Ok, il nostro caro amico dov'è? Oh madonna. Ora la mia domanda è, ma per quale piffero di motivo Atreus non... Questo secondo me è un po' un piccolo problema di narrazione. Cioè, carino il fatto che lui abbia uno scudo, questo, ma per quale motivo non l'abbiamo usato prima? Since you've come clean and all. No way. He'd kill you. Right. Tra l'altro, stavo notando una roba. Quando? I need your opinion on something. Ah, dimmi, Sindri. Something I've kept from my brother for a long time. Oh, sì? I'll tell you on the way back. Come on. Okay.
Le rune che ha su dipinte, incise, tatuate sulla mano sono le rune magiche che gli permettono di fare questa abilità dello scudo. Tra l'altro, qui francamente vedo un po' di ispirazione a quelle che sono le... Cioè, qui c'è un po' di ispirazione alla magia della Marvel, secondo me. Cioè, sembra molto Doctor Strange sta roba. Però vabbè, ci sta. Non mi fa impazzire, però ci sta. Avrei preferito proprio uno scudo fisico. Però considerando che lui utilizza la magia dei suoi cosi, ci può stare dei giganti. Mi ha scritto Andrea, il maestro. Allora, torniamo ragazzi, torniamo, e io direi poi anche di chiuderla qui. Oh, Heimdall! Ah, che figo. Ancora, direi di chiuderla qui poi. Vado, vengo, Come piccolo episodio assolutamente necessario, ragazzi, se state guardando se state cercando di seguire la trama, diciamo, che voi guardiate sia gli off screen che le live, mi raccomando, bestiacci, fatelo per l'amor del cielo. Minchia, che dolore, porco. Dammi la vita, thank you. Boom, voilà. Ok, back to Alfheim Tower. You were saying? Ci sono malissimo. Before you were born, there was an accident at the forge. Brock died. Cosa? I couldn't accept it. I went to the Lake of Souls in Alfheim to steal him back. Legions of souls tried to stop me. I can still feel them crawling all over my skin. Thing is, cosa? I could only get three of his four soul parts back. Sindri. Brock just thought he got knocked out. I've been lying to him ever since. Ecco perché è blu allora. No, ragazzi, ma che figata. Brock non è blu perché i fumi dei metalli gli hanno cambiato la colorazione. Perché era morto, è un cadavere lui. It's been eating at me lately. You have to tell him. He has a right to know. When the time is right. As should you with your father. That's not the same thing. Ma quindi vuol dire che, vabbè, perciò possiamo tornare al lago di Alfheim e resuscitare Fenrir. Immagino che questa sia la via. Ma al lago di Alfheim, fermi tutti. Ma allora ho ragione nel credere che Fey, che si trovava ad Alfheim, nella luce di Alfheim, sia ancora viva, non sia, e sia sotto forma di spirito in qualche modo. E che lei possa essere... Ma qua siamo andati... Qua si ritorna avanti. Si va avanti. Non lo so. E qua non possiamo passare. Ho ragione nel chiedere appunto che lei... Che si possa in qualche modo resuscitare. Questo dettaglio è importantissimo, ragazzi. Quindi Brock è morto? Ma Cristo! Ma è un tenerone, Sindri. Dove devo andare, eh? Di qua, sì. Ma come corre? Complimenti. Really? Now? Erba Uta! Aia! Give me a second! Vado io. Posto? Anyway, you did a good thing. You saved Brock's life. I caused trouble. No. I made a choice. One that wasn't mine to make. Come cazzo corre? Un po' sdrammatizzato tutta la scena, però vabbè. Ma... What do you mean? A choice? I couldn't be alone. Non potevo restare solo. The other dwarves, when they saw him, they shunned us. So we left. Ah. Made our own home. Well, you can't change the past, but it doesn't have to be who you are. Let's go home before Father wakes up. That might be the best idea you've had all night. Trey. Trey? It's an... Shut up.
Trey, una roba orribile però, il diminutivo di Atreus, Trey, no. Non è testa petta. So I'm not allowed to give you a nickname? Is that what that was? No, scusatemi, fermi. No, that was worse. No, fammi ritornare giù per favore, gioco, non mi far ste stronzate. All right. No, no, fermo Sindri, fermo. No, non ce ne andiamo. C'è una roba da ciappar su. Mi dispiace, prima di concludere. Devo capire come, ma va fatto. Non posso passarci? Ma no, e come si fa? Ma scusami. Non posso. Ma davvero? E neanche di qua posso. Ma che stronzata. E perché me lo fai vedere così? Aspetta, forse però, forse da qui. E non lo so ragazzi, ci dovremmo tornare successivamente perché vedo che ci sono anche delle radici di coso che si possono distruggere, non mi ricordo più, che si possono distruggere con la lama del caos, quindi qua bisogna ritornarsi, però minchia. Spero di aver raccolto tutto. Now hang on, little Jotun. Tyr may not be everything you expected, but a failure? You saved him from a terrible fate. That's not nothing. And hey, maybe he'll be some help to us yet. Maybe. But Father's not gonna go along with this forever. He's probably already got our next hiding place all picked out. Well, let's not make it worse by getting caught. When we get there, I'll cover our tracks. Ma loro lo sanno che torneranno e Kratos si sarà accorto che se ne sono andati via. Natural, but quickly. È palese che è breve. Ah! Ok, ma che robe sono? Che diavolo è quello? Sono fatine! Che carine! Sono fatine a forma di fungo, a forma di foglie. Sono felice, però qua si vedevano dei draghi. Voglio vedere se si vedono ancora. Fermo. Sì. Allora, salviamo. Intanto... E bestiacce, allora facciamo una bella roba. Io per adesso la chiuderei qui e la riprenderei la prossima volta. Direi che 47 minuti di puro godimento ce li siamo fatti. E niente, io vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, questo qua, CopTV Live, ma anche CopTV Plus, dove vedrete contenuti inediti. E vi invito ovviamente a seguire il live su Twitch e vi consiglio assolutamente di rimanere sintonizzati, stay tuned su internet per capire che minchia succede andando avanti con la storia, perché qui su God of War bisognerà fare degli off screen che comunque saranno importanti altrettanto quanto le live stesse, ok? Almeno per quanto riguarda la parte iniziale. Poi quando si aprirà l'open world e potremo fare un po' quel cazzo che vogliamo, diciamo che ci sarà più possibilità di seguire se il contenuto principale, la trama, o se l'esplorazione e l'approfondimento. Comunque si va verso il platino. Fate i bravi, fate i buoni, io spero vi siate divertiti, vi ringrazio tantissimo, il nostro tempo per adesso, questo è il massimo a cui potevo dedicarvi, e niente, vi saluto. Grazie bestiacce, sto gioco è la Madonna, deve diventare assolutamente gioco dell'anno, assolutamente.